Hai provato, insomma, a tornare al Matusa, al Coro della Nord, gli applausi dello stadio prima del calcio d'inizio, insomma, che giornata è stata per te? Lì è ancora molto positiva, pelle d'oca, diciamo, veramente un'accoglienza straordinaria, non me l'aspettavo in questo modo. E ringrazio i tifosi, ringrazio tutto lo stadio per questa accoglienza, poi è stato veramente un bellissimo, una soddisfazione personale, ma anche una conferma di cosa ho lasciato e che rapporto ho comunque con la gente qui, e questo è veramente un motivo di orgoglio. Quanto è stato strano affrontare quelli che sono stati i tuoi compagni di squadra per tantissimi anni, Roberto? Cioè, che hai provato in mezzo al campo soprattutto? No, in mezzo al campo penso, cioè, niente di particolare, più che altro prima di entrare in campo magari vedi 11 giocatori di là che sembravano degli amici fino a poco tempo fa. Niente, in mezzo al campo penso, ognuno pensa al lavoro suo, alla squadra propria, e quello lì, 90 minuti non conta proprio, cioè, conta solo far bene per la propria squadra. Robert, che Frosinone hai visto quest'oggi? Frosinone nel primo tempo un po' impallato, diciamo, al secondo tempo sono usciti fuori perché c'hanno dei giocatori straordinari davanti, Federico ha fatto 3 gol. È quello che fa la differenza, perché concedono poco, anche magari giocando, non creando tantissimo, però ti fanno i gol, e questo è il motivo per cui Frosinone sicuramente sta là davanti in classifica. Per voi, Robert, continua questa corsa salvezza? Sì, noi abbiamo fatto, secondo me, un ottimo primo tempo, dove abbiamo messo in difficoltà comunque, dove non si è visto tutta questa differenza come in classifica. Nel secondo tempo non eravamo più cattivi, non eravamo più noi, non è una squadra che si deve salvare, per questo lotteremo fino alla fine, ma adesso ci aspettano, non è sicuramente questa partita che dovevamo vincere, ci aspettano adesso 11 finale in cui abbiamo tanti sconfitti diretti, e questo, per queste 11 finali ci dobbiamo preparare al massimo adesso.